Sono Massimo Messori, docente di Scienze e Tecnologie dei Materiali del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Il corso che vado a presentare è svolto in collaborazione con i colleghi Roberto Giovanardi, Cristina Sirigardi e Paolo Veronesi e riguarda un'introduzione alla scienza dei materiali. Il corso è suddiviso in quattro distinte sezioni. La prima è relativa ai fondamenti della scienza dei materiali. Struttura della materia a livello microscopico e correlazione con le proprietà macroscopiche dei materiali, in particolar modo proprietà meccaniche, termiche, elettriche, eccetera. La seconda sezione riguarda invece la metallurgia. Qui vedremo diagramma di stato ferrocarbonio, designazione degli acciai e principali trattamenti termici applicabili a leghe ferrose. La sezione 3 è relativa invece ai materiali polimerici. Qui viene descritta la struttura molecolare dei polimeri e le relative classificazioni, polimeri termoplastici, polimeri termoindurenti, polimeri amorfi e polimeri semicristallini. Sono inoltre descritte in dettaglio le proprietà termiche e termomeccaniche peculiari dei materiali polimerici, con particolare riferimento alla viscoelasticità. La quarta e ultima sezione riguarda i materiali ceramici. Classificazione dei principali materiali ceramici, sia tradizionali che innovativi, e le loro proprietà. Vengono inoltre descritti i processi produttivi a partire dalle materie prime. Questo corso è rivolto soprattutto agli studenti che si iscrivono al corso di laurea magistrale in ingegneria dei materiali e che vogliono colmare eventuali lacune sui fondamenti della scienza dei materiali, ma naturalmente è aperto a chiunque voglia affrontare queste tematiche, quantomeno da un punto di vista introduttivo. Buona fruizione!